si concludono le festività natalizie e in Sila, in una splendida giornata di sole, domenica 6 gennaio arriva la Befana sul treno della Sila, per la gioia dei turisti e dei tanti bambini. Nel consueto viaggio domenicale del treno a vapore, che partendo dalla stazione di Camigliatello attraversa boschi incontaminati, per giungere fino alla stazione di Silvana Manzio, i bambini sono stati protagonisti con i regali offerti dalla Befana. Abbiamo dato le caramelle ai bambini, a grandi e piccini in verità. Insomma, per noi un bel momento. Assolutamente sì, sta arrivando il mio camerlengo. E nella stazione di Silvana Manzio i turisti scesi dal treno hanno potuto assistere con stupore ad una rappresentazione teatrale all'aperto dell'arrivo dei Re Magi e della Befana. Dai costumi fino ai microfoni, tutto è stato organizzato gratuitamente dai dipendenti delle Ferrovie della Calabria e da alcuni volontari esterni. Siamo una compagnia amatoriale, ci ha detto Elio Baldino, responsabile del treno della Sila, che sta avendo apprezzamento dai tantissimi turisti perché crediamo nel senso di appartenenza e orgoglio di Ferrovie della Calabria e con piccoli e molteplici sacrifici realizziamo tutto questo. L'arrivo dei Re Magi coincide con la festività dell'Epifania, in quanto una leggenda narra che i re, trovando sul loro tragitto una vecchietta, le chiesero di unirsi a loro per adorare Gesù. La Befana non volle partire con loro, ma poi si pentì. Cercò di raggiungerli, ma nel buio della notte non vi riuscì, e da allora lascia dei doni a tutti i bambini nella speranza che tra loro vi sia Gesù. A Betlemme i tre re si misero in cammino osservando la posizione della stella cometa per offrire al divino nascituro i loro doni, oro, incenso e mirra, simboli di maestà divina, regali che si donavano solo ai sovrani in segno di regale potestà. Nobili uomini, so che è nato il re dei re, il figlio di Dio. Voi lo andate a trovare? Sì, certo, nonna. Seguiteci e vi porteremo dal re dei Giudei. Io ho perso la strada, non so dove si trova, non conosco il luogo, non conosco la strada. Mi posso unire a voi allora? Sì, sì. Allora segui noi che ti porteremo dal figlio di Dio. Verrò dal figlio di Dio, grazie. Nobili signori, dove siete diretti con questi doni? Siamo giunti qui. Abbiamo seguito la stella. L'abbiamo seguita per giorni. E siamo arrivati qui. Ci ha condotto qui. Dobbiamo trovare il figlio di Dio, il re dei re. Dobbiamo trovare il re dei re, il re dei Giudei. Abbiamo portato dei doni. Noi sappiamo il giorno, ma non sappiamo il posto dove è nato Gesù. Sicuramente Erode ci insegnerà la strada. Io so che lui lo sta cercando. Lo cerca per ucciderlo. Sta uccidendo tutti i bambini appena nati. Noi non sappiamo di questa cosa. Noi abbiamo seguito la stella. Abbiamo seguito la stella ci ha portato qui. Erode vuole essere l'unico re. Non accetta che ce ne sia un altro. Non ci sono altri re. Il re è solo uno. Certo. È il figlio di Dio. E noi lo troveremo. Certo, lo troveremo. Gli faremo visita, gli renderemo omaggio. Sì. Nobiluomo! Nobiluomo! Chi ci accompagna alla tenda di Erode? Con 10 sesterzi vi ci porto io da Erode. Guidaci alla tenda di Erode. Ecco, quella
collina c'è la tenda del re Erode e i suoi centurioni. Dopo un viaggio di 13 giorni, i tre re magi incontrano Erode, che, turbato dalla notizia, li esortò a trovare il bambino, chiedendogli di fargli sapere dove egli era per poterlo adorare. Avvicinarvi alla tenda del re, come Erode, senza permesso. Avvisa il tuo re e digli che il re di Babilonia, il signore di Saba, chiedono di incontrare Erode Antipa. Sarà fatto. Cosa deve questa inaspettata visita da parte di tre illustrissimi re venuti da così molto lontano? Illustre re, siamo giunti qui a Betlemme perché abbiamo seguito la scia di una stella e ci ha condotto qui. Abbiamo avuto un'apparizione, un angelo. Ci ha detto dove la stella si posa, lì è nato il re delle re, il figlio di Dio. Poi diventerà il re dei giudei. Siamo venuti qui per conoscerlo. Abbiamo portato dei doni, oro, incenso e mirra. Sicuramente voi sapete il luogo dove è nato Gesù, ci insegnerete la strada. No, purtroppo non so il luogo preciso, però anch'io vorrei trovarlo e magari portare dei doni da parte dell'impero romano. Fatemi sapere, voglio conoscere questo re Nonostante non c'è la neve, il treno della Sila è riuscito a attrarre tanti turisti anche oggi. Sì, questo treno è diventato veramente qualcosa di incredibile, perché non solo da tutta Italia c'è gente che tenta di prenotare ma non trova posto, ma anche dall'Europa abbiamo avuto turisti da paesi europei. Ora è un fenomeno, bisogna investirci perché bisogna arrivare fino alla stazione di San Giovanni Fiore, che è quella terminale. Ci saranno presto anche le mine, le prime littorine degli anni 20, 30 che sono state recuperate in un museo di Roma, che sono disponibili. Bisogna investire anche sul rattoppio dei viaggi, perché c'è tanto
tanta gente che rimane senza un posto. È un fenomeno di bellezza, è un fenomeno di storia, di cultura, e questo è un modo di fare un turismo diverso in montagna, che poche montagne italiane ce l'hanno. Non posso che darle ragione, perché eravamo qui con la telecamera nel mese di ottobre ed era pienissimo di gente che arriva dalla Sicilia, ne abbiamo sentito qualcuno da Napoli, dalle Marche addirittura, quindi la gente continua ad arrivare, bisogna investire su questo treno che è diventato una delle eccellenze da offrire nel pacchetto turistico Calabria. C'è una ricaduta enorme sul territorio, qua ci sono 200 persone che oggi pranzeranno, quindi hanno prenotato, chi fa i panini, c'è gente che rimarrà fino a sera, c'è gente che già sta prenotando per il prossimo mese, quindi è un fenomeno importante, è quasi in esclusiva per il sud, è una giornata per le famiglie ed è la valorizzazione della montagna che spesso soffre perché non tutto l'anno lavorano qui gli operatori. Nonostante manchi la neve, questa è la prova che si può fare comunque turismo. Posso dire che nonostante tutto la Sila ha una marcia in più, anche perché gli operatori turistici hanno la mentalità più aperta e quindi riescono ad attrarre turisti. Poi ci sono i dipendenti delle Ferrovie della Calabria che si sono inventati anche attori nei momenti in cui non lavorano, ed erano loro che recitavano questa scena del presepe. Sì, i dipendenti, una medaglia d'oro a questi dipendenti, che non è facile mettere in piedi una struttura organizzata per far camminare questa locomotiva, i ragazzi dell'associazione Ferrovie in Calabria. Gli operatori si stanno dimostrando all'altezza, perché riescono ad offrire un pasto a un prezzo contenuto, riescono a soddisfare le esigenze presentando prodotti tipici della cucina calabrese, quindi è veramente una marcia più per la Sila. La Sila, soprattutto anche per l'agricoltura, riesce a vendere i suoi prodotti tipici ai turisti. Beh sì, insomma, voi pensiamo pure che a due passi da qui Ile, Antonio Biafora, ristorante Ile piccolino, ma un gioiello, ha avuto una stella Michelin, che è stranissimo, anche in una località insomma molto interna della Sila, no? Eppure questo significa che è migliorata la qualità, è migliorato il servizio, c'è un'ottima valorizzazione della cucina calabrese. È un complesso di cose che dopo diversi anni, diversi decenni di sofferenza, finalmente sta cambiando, ed è un aspetto molto positivo. Forse sta cambiando perché ci sono uomini che ci credono, e non uno dal proprio posto, dalla propria nicchia, riesce ad aggiungere un valore in più. È vero, basti pensare che questa locomotiva che abbiamo visto, che è la 353, era abbandonata con un'altra locomotiva a vapore in un binario morto di San Giovanni Fiore, la stazione era dismessa, è stata per 20 anni lì, e nessuno pensava che lì c'era un tesoro. Ecco, la mentalità sta cambiando, la valorizzazione della nostra tradizione, della nostra storia sta aiutando molto, e questi sono tutti elementi di crescita e di sviluppo. Signori, vi presento una parte, solo una piccola parte degli attori, di quelli che hanno realizzato questa bellissima scena qui alla stazione di Silvana Manzo, stazione ferroviaria delle Ferrovie della Calabria, ricordiamo. Uno degli organizzatori è il signor Elio Baldino, ecco, organizzata, si può dire, come diciamo da noi, in 4 e 48 questa bella scena, soprattutto per quanto riguarda i costumi. Sì, questa, come eravamo rimasti ad ottobre, per altri eventi che facevamo con questo treno della Sila, questa volta siamo riusciti ad organizzare in brevissimo tempo questa piccola immagine, insomma, che avete visto e che avete ripreso con i centurioni, quindi i re magi e i vari personaggi che hanno partecipato a questo presepe. Peccato che oggi il nostro presidente è stato impossibilitato ad essere qui con noi, perché sennò ti rispondeva lui dicendo di cosa in futuro avremo ancora in cantiere. Ci saranno altri eventi, altre cose che facciamo, e io ringrazio tutti quanti quelli che hanno partecipato, e soprattutto chi mi ha aiutato dietro le quinte a risolvere alcuni problemi, tra cui mia moglie Cinzia e altre signore che hanno collaborato a questa. Poi c'è Luciano, che ringrazio, che qua sono quasi tutti dipendenti delle Ferrovie della Calabria, che si prestano poi a fare anche gli attori. Sì, siamo tutti dipendenti delle Ferrovie della Calabria, qualcuno esterno c'è, un amico appassionato del treno della Sila, e che ci segue in queste piccole scene che facciamo qui a San Nicola.
E adesso voglio ringraziare Pino Rota, perché Pino Rota è bravo, è l'attore principale, diciamo, di questo. Il Re Maggio. Il Re Maggio. Salve. Salve, buongiorno. Ecco, tutto questo lo fate perché ci credete nello sviluppo della Sila, più che altro è una mission che si dà per dare un input a questi turisti, e sono tanti che arrivano. Un'ultima cosa, devo ringraziare Mario, il mio collaboriamo assieme da sempre sul treno della Sila, e che comunque senza di lui non... E io sono Gianluca, lui Gianluca sempre Bernardelli, presente, sì, una volta sì, fa il figlio del barone, una volta... Sono polietrico. E tu invece sei? Luciano. Antonio. Giambiero. E Piero Giuseppe Maggi. Ecco, come avete visto, sono tutti quanti ben volenterosi di portare soprattutto turisti ed essere presenti qui a Camigliatello. Da Camigliatello a Silvana Manzio, ricordiamo, il treno della Sila porta turisti ogni giorno. È vero che ci sono tante prenotazioni e soprattutto tanta gente non trova posto in questo treno. Sì, purtroppo una giornata di questa è stata proprio oggi, perché non abbiamo potuto soddisfare tutte le esigenze che c'erano. Stamattina avevamo una marea di gente che voleva fare questo viaggio con questo treno a vapore della 353 della Ferrovie della Calabria, ma non, purtroppo i posti sono limitati e quindi dobbiamo per forza dire di no. Stiamo aspettando un ampliamento, stiamo aspettando soprattutto di arrivare fino a San Giovanni in Fiore con il treno. Sì, l'ampliamento ci sarà nel 2023, fine 2023 dobbiamo arrivare a San Giovanni in Fiore. Oltretutto amplieremo anche i posti sul treno della Sila, perché il nostro presidente, il ingegner Ferraro, proprio giorno 11 andremo a prendere le nuove carrozze, che poi possiamo aggiungere dei posti al treno della Sila. Eh sì, perché arrivato a quel punto poi ci saranno ancora più turisti, perché arrivano a San Giovanni, quindi ci sarà l'abbazia da vedere, quindi c'è un pacchetto molto più nutrito da offrire. Certo, se noi avremmo un treno, una capienza come un Intercity, avremmo la possibilità. Riempiamo lo stesso. Cerchiamo di dare, insomma, quello che è possibile in base ai posti che abbiamo. Attualmente sono limitati, ma quando arriviamo a San Giovanni sicuramente i posti saranno aumentati. Buongiorno, come va? Oggi una bellissima giornata, purtroppo non c'è la neve, però grazie al treno della Sila ci ha offerto questo bello spettacolo. Bellissimo, io sto venendo apposta, sono venuta da Napoli, sono stata in Sicilia, sono venuta apposta qua perché ero stata prima a Pietrarsa a vedere il museo dei treni, e lui, mio marito, ha detto andiamo a vedere il treno a vapore, saliamo sopra, e siamo venuti apposta, abbiamo prenotato un mese fa. Diciamo che questo è un treno un po' più piccolo rispetto a quello delle Ferrovie dello Stato, però è ancora in buone condizioni. Sì, bellissimo, andremo a vedere pure gli altri, mio marito ha detto che ce ne stanno uno in Toscana, non so, da altre parti d'Italia. Vengo volentieri perché sono delle belle iniziative, peccato che... E andiamo in giro per il mondo, e poi in Italia ci abbiamo tante 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 cose da vedere. Forse conosciamo poco la nostra regione, più magari si va all'estero. Siciliana, vengo in moto, sono venuta in Sila ad aprile a fare un tour motociclistico con degli amici calabresi. Abbiamo fatto Campobasso a Trebisacce, abbiamo fatto tutta la Sila in moto e ci tornerò volentieri, mi piace. L'accoglienza negli hotel come la trova? Siamo stati in un hotel, siamo stati a cena ieri sera, veramente, devo dire la verità, io mo vado in giro con la moto, anche all'estero, e dico che sono bravi, accoglienti e molto disponibili. Grazie, buone vacanze. Grazie, anche a lei. Dalla provincia di Pesaro Urbino, Sasso Corvaro. Addirittura dalle Marche, come mai in Sila? Siamo venuti a trovare un carissimo amico, e della terza volta che veniamo qua, perché ormai ci siamo affezionati a questo posto, oltre che naturalmente ai nostri amici, e quindi siamo tornati. Una zona di boschi incontaminati, peccato che manca la neve, però diciamo, vale la pena lo stesso venire a passare qui le vacanze. Certamente, ci sarebbe piaciuto trovare anche la neve, perché finora l'avevamo vista in estate. Ma purtroppo quest'anno neve non ce n'è, però siamo contenti lo stesso, vale comunque la pena. È un motivo in più per tornare un po' più in là. Può darsi. Buon
Buongiorno, com'è andata questa scena giunta già allo spettacolo bello che è quello del treno della Sila? Complimenti, bellissima iniziativa, noi veniamo dalla Sicilia e ci è piaciuto tutto. Ottima organizzazione, complimenti. Diciamo che i siciliani la fanno da padrone insieme ai pugliesi qui in Sila, venite spesso e volentieri e in tanti soprattutto. Ogni anno bisogna onorare la Sila perché ne vale veramente la pena, una bella location. Forse quest'anno cercavate la neve. Ci accontentiamo di questo bellissimo sole. Vabbè, ci consoliamo perché tutto l'Appennino è senza neve, quindi grazie. Non è solo la Sila. Per par condition, va bene così. E chiaramente grazie, uno dei personaggi principali della scena di oggi non poteva che essere la Befana. Sono stati distribuiti tanti doni ai bambini sul treno e poi questa sorpresa di trovare le Maggi. Buongiorno, è stata una giornata speciale perché a parte appunto la Befana che ha distribuito dolcetti, caramelle ai bambini ma anche agli adulti entusiasti di questo giorno, c'è stata questa rappresentazione breve ma molto intensa della natività, della nascita di Gesù e soprattutto del percorso dei Re Maggi a cui si accompagnò poi la Befana nel percorso per andare a trovarlo. E, un'idea nuova ma molto suggestiva, mi è piaciuta molto, mi sono calata nei panni della vecchietta, sì è stato bello, viva le belle cose e le iniziative e le novità. Un'iniziativa simpatica, soprattutto per attrarre i turisti da parte delle Ferrovie della Calabria. Sì, questo territorio silano è naturalmente notissimo ormai in tutta Europa e nonostante non ci sia la neve è anche pieno di turisti. Questi sono eventi che richiamano naturalmente i visitatori e persone che approfittano poi per conoscere il territorio, queste bellissime montagne che rappresentano un polmone verde della nostra terra, un luogo di grande importanza per la nostra salute, per l'economia anche, per tutto ciò che può rappresentare le cose importanti e buone della nostra terra. E chiaramente tutta questa organizzazione non si fa così con la bacchetta magica o con un colpo di scopa della Befana, ma c'è dietro anche un'associazione che si chiama Ferrovie in Calabria, giusto? E si occupa proprio di organizzazione di queste cose in concomitanza con le Ferrovie della Calabria. Sì, l'associazione che ha come presidente Roberto Galati è uno staff di soci, di associati meraviglioso, si occupa della promozione delle linee ferrate soprattutto sulla fascia ionica e in questa zona silana. E per la Sila grande collaborazione con Ferrovie della Calabria che si prodiga tantissimo nella promozione di questo territorio. Ferrovie in Calabria si occupa anche di treno della Magna Grecia, questo treno che attraversa la fascia costiera ionica, arriva fino a Brancaleone per poi organizzare dentro questo territorio della Locride delle visite guidate e la conoscenza delle caratteristiche fondamentali che rappresentano quella terra, il bergamotto, i borghi abbandonati ma stupendamente rivisitati e restaurati, tutte le caratteristiche, le peculiarità di quel territorio. A questo punto una parola la facciamo dire anche al Presidente. Com'è nata questa idea di questa associazione che mira a portare turisti, mira soprattutto a farli divertire, a farli ritornare? Certo, beh, è nata innanzitutto dalla nostra grande passione per il mondo delle ferrovie e tra l'altro a dicembre del 2022, quindi fino a pochi giorni fa, abbiamo celebrato i 10 anni di attività della nostra associazione che è nata nel 2012. La prima nostra collaborazione nel mondo del turismo ferroviario e dei treni storici è stata proprio con Ferrovie della Calabria e come vedete appunto si sta rinnovando con questi eventi di grandissimo successo con il treno della Sila, ma siamo andati anche oltre con la Fondazione FS Italiane organizzando il treno degli dei tra Paola e Reggio Calabria lo scorso anno, il treno della Magna Grecia sulla ferrovia ionica e alcune interessanti iniziative che ancora sono allo studio e speriamo di lanciare in questo prossimo punto, nell'anno del 2023, sì. L'organizzazione come avviene? Penso utilizzate internet, utilizzate siti web per pubblicizzare queste attività. Assolutamente, basta consultare la nostra pagina Facebook Associazione Ferrovie in Calabria e il sito web www.ferroviedellemeraviglie.it, lì dove prenotare i posti a sedere sui treni storici che appunto organizziamo sia qui in Sile sia sulla ferrovia ionica, sulla linea tirrenica quando poi riproporremo il treno degli dei.
Le chiedevo questo perché ho fatto un giro, mi hanno risposto parecchi turisti, chi da Napoli, chi dalle Marche, chi dalla Sicilia, quindi è frequentato anche non da calabresi, in questo periodo diciamo che è un record per la Calabria. Assolutamente, tra l'altro con diciamo, l'allentamento delle restrizioni legate al Covid sta tornando il turismo proveniente da fuori regione e anche dall'estero. Io ricordo il 2019 con un numero record di viaggiatori provenienti da fuori dall'estero e addirittura dal Giappone proprio sul treno della Sila. Ci fu un gruppo di appassionati arrivato dal Giappone appositamente per vivere questa esperienza con il treno a vapore. Quindi sicuramente si tornerà anche a questi grandi numeri diciamo nei prossimi mesi e la prossima estate. Com'è andata? La Befana ti ha fatto un regalino sul treno? Sì. Cosa ti ha regalato? Chupa Chups, solo che poi mamma l'ha dato un'altra bambina perché io non me li mangio. Ah, ecco, ma ti sei divertito, di la verità. Sì, tanto. Torneresti di nuovo? Sì. Questo trenino ti è piaciuto? È un treno un po' diverso, è il treno dei nostri bisnonni. Sì. Lo sai che andava a vapore questo treno? Sì, lo so che è a vapore. Ciao da Roma. Da Roma vieni? Sì. Cosa ti è piaciuto di più, il treno o la Befana o i remaggi? Tutti. Tutto ti è piaciuto? Sì. E Dulcis in fondo, la principessa della giornata, come ti chiami? Miriam. Miriam, tu sei la figlia di Erode? Sì. Ma lo sai che papà ha fatto il ruolo del cattivo perché voleva uccidere Gesù bambino? Beh, è cattivo già così. Ma nella vita com'è? A casa com'è? È cattivo? Papà com'è? Così così. Così così. Ti sei divertita? Sì.